immaginato prima, credo che tu abbia visto il film con il pubblico, come pubblico per la prima volta. Ah, sì, certo. E che effetto ti ha No, era fatto? anche la prima volta che vedevo il film, punto. Ah, punto. E quindi la prima domanda è che effetto ti ha... O meglio, che film è stato? Un thriller, un action, un fantasy, un film d'amore? È un film di genere, cosa dici tu? Sì, è un film musicale. È un film musicale. No, sai, allora, ovviamente mi ha fatto ripercorrere a una sorta di cumulo di emozioni che si erano formate in quei 3 anni. Io ricordo bene che arrivare a quel concerto, che era Stopo po' di concerto, comunque un concerto da 3 ore, dopo con 6 duetti, con 3 band, quindi con problemi tecnici da affrontare, e dopo 3 anni in cui non toccavo palco, ho voluto dire negli ultimi giorni l'accumulo di frustrazione, impazienza, come dico anche qua all'inizio film, e anche ansia da prestazione. Io questa roba la vedo tutta lì dentro, la vedo anche in me, anche se sembra che la nasconda, forse in certi momenti sono anche efficace a nasconderla, ma in realtà conoscendomi e rivedendomi vedo bene di quanta emozione in me è composto quel concerto lì. Dopodiché, Marco Sano non è solo il regista del film, ma è anche la mia vittima predestinata, perché lui doveva strappare il massimo, ovviamente, per quello che poteva nei giorni vicini al concerto. Io in quel momento non volevo nessuno d'attorno, lui era sempre lì con la telecamera. C'è stata una serie di vaffanculo, credo, difficile da contare, penso anche. Confermo, mi sono dovuto nascondere dietro un albero, vi dico solo questo, far finta di essere andato via e dietro un albero con la telecamera in mano, colui che mi ha detto Non guarda che ti riesce vedo. neanche a nascondersi bene dietro gli alberi, quindi l'esito è stato quello lì comunque. La scelta di chiamare Marco, qui tu sei uno che adora raccontare per immagini, sei un regista No, affermato. beh, anche se avessi voluto e non avrei voluto, perché c'è una cosa che fai sempre con l'incoscienza del caso, se tu decidi che c'è una storia che devi raccontare, come mi è successo con i 3 film, e che deve prendere la forma del film, che vuol dire per me sempre uno sforzo mentale importante, perché andare su un palco e girare un film sono proprio due mestieri molto, molto diversi. Però mancava solo che dovessi anche Avere in progettare il testa. film di sto concerto qua. Quindi in realtà Marco è autore, produttore, regista di tantissimi dei miei videoclip, ci conosciamo da tantissimo tempo, e anche per questo che sa benissimo che i miei vaffanculo erano comunque quasi affettuosi. Sempre per i più giovani di voi, Marco Salom è il videoclip musicale in Italia, è un regista che racconta musica da qualche anno, perché non siamo più ragazzini, e qui si è prestato a qualcosa che forse non aveva mai fatto, essere presenza profondamente gradita in teoria, ma non tanto in quei giorni lì. Com'è andata? È andata bene con ovviamente il fatto che dovevamo appunto strisciare come dei Marines perché Luciano era giustamente concentrato sulla preparazione del live. Capovolo è uno spettacolo enorme con un pubblico immenso, richiede davvero una concentrazione particolare. Probabilmente i 3 anni di attesa hanno aumentato la tensione. E io avevo a che fare con un artista completamente preso da quello. In tutto ciò, poi appunto nascondendomi dietro gli alberi, con dei momenti in cui comunque mi ha dato ovviamente Ce n'è disponibilità, un pezzetto a un certo punto del sì, film. ma quello non è nulla. Quando lui sorride con la birra in mano, io ero nascosto davvero dietro un albero
Lui mi ha detto: ma tu pensi che io non ti veda laggiù? Ti vedo, ancora 5 minuti, poi vai. Quindi, insomma, devi ovviamente capire qual è lo stato d'animo e cogliere tutto quello che ti viene comunque regalato dall'arte, dalle emozioni che loro stavano vivendo e che noi abbiamo in qualche modo rubato. Questo è un film, tu hai fatto tante versioni video dei tuoi tantissimi concerti. Questo è un film in cui racconti i perché, racconti te stesso, racconti perché hai voluto quelle persone. E nello stesso tempo l'impressione che trasferisci è che sia più, tu hai sempre detto che è casa tua dove puoi suonare, quindi lo sono i palchi degli stadi, dei club, dei palasport, magari dei parchi come quello di Monza. Però qui ti senti più a casa o no? Ma come dico anche nel film, la prima esperienza a Campovolo è nata per l'esigenza di presentare il mio album più personale, in un momento in cui avevo vissuto troppe vicissitudini nel bene e nel male in pochissimo tempo. E nessuno di noi poteva immaginarsi che Campovolo sarebbe stato quello che è stato poi nel tempo. E soprattutto dietro a questo nome c'è un aspetto che è ancora più imprevedibile. Si dice che Nemo profeta in patria, quindi come mai dovrebbe funzionare così tanto un concerto fatto invece in patria, nel senso che nella città in cui vivo? Noi l'abbiamo semplicemente ogni volta visto capitare, l'abbiamo sempre usato per festeggiare delle tappe della mia carriera. Questa era la più sovraccaricata dall'emozione di cui ti parlavo prima, dall'attesa di cui ti parlavo prima, ma anche dal fatto che era stato uno dei primi concerti della famosa riapertura, cioè in cui in qualche modo adesso noi tutti vogliamo dimenticarci il più possibile del periodo che abbiamo dovuto vivere. Con il Covid ovviamente non possiamo dimenticare quello che ha prodotto. Però insomma lì c'era finalmente il bisogno di una normalità e soprattutto, come vedi, anche un po' di una celebrazione della vita. Cioè io ho un'immagine che non dimenticherò mai in vita mia ed è stato quando praticamente salgo sul palco. Avevo fatto uscire questa canzone che ha un titolo, insomma, anche un po' al limite dell'imbarazzante, no? Non cambierei questa vita con nessun'altra. Ma era proprio la voglia di dire quanto io sia grato a quello che mi è capitato di vivere e l'ho capito in quei 2 anni in cui non ho fatto progetti, in cui sono dovuto stare fermo per forza, in cui ho ripensato a quello che mi è successo. Decido di farlo uscire prima di Campovolo, sperando che qualcun altro volesse impararla. Al centro di quella canzone c'è un ritornello che dice: abbiamo vinto noi. Ecco, io speravo che loro semplicemente sentissero di vivere con quella frase una liberazione da qualche cosa, fosse comunque la celebrazione della vita che andava avanti dopo così tanti pensieri angoscianti di morte e di immagini tragiche che ci ricordavano che cosa abbiamo vissuto e che cosa abbiamo perso. Ecco, io salgo sul palco, devo partire con quel po' di emozione che mi porto dietro e con quella canzone. Era ancora la luce del giorno, quindi io li vedevo meglio di dopo, di quando più tardi le luci sono solo quelle sul palco. E quindi io li ho visti bene quando si lasciavano andare alla liberazione di quel abbiamo vinto noi. Ed è una roba che non dimenticherò Eravamo mai. sintonizzati sulla stessa cosa. A proposito di questo, altri concerti in arrivo. Li ricordo, oggi parliamo di cinema, non di musica, però 5 luglio a San Siro e 14 all'Olimpico di Roma. Quindi hai scelto dei club, delle zone Beh, piccole. sai, quelli sono gli stadi in cui ho fatto più concerti, entrambi,
dopo è il mio ritorno agli stadi dopo a questo punto 4 anni o 5, adesso sto perdendo il conto. Come vedi, 5 luglio, oggi quanti ne abbiamo? 15 marzo, ci siamo. Troppo tempo, davanti, troppo tempo. Però torniamo al film. Questo è un film, i film hanno protagonisti e coprotagonisti. I protagonisti sono due, te e il pubblico. I coprotagonisti sono le band della tua storia musicale e i tuoi ospiti. A te chiedo dei coprotagonisti e del pubblico. E dell'altro protagonista chiediamo invece a Marco. Beh, i coprotagonisti, come si vede, sono persone a cui voglio molto bene. Ho provato anche nel film, in quell'intervista, quell'unica intervista che ho concesso a Marco, si vede, è sempre la stessa. Ho provato a spiegare che cosa si prova quando si vivono per degli anni queste esperienze, adesso non proprio tutte così, ma l'esperienza di salire su un palco, condividere quella cosa con delle persone, è amicizia, non lo so, è complicità senz'altro, è qualcosa forse difficile da definire, per cui è qualcosa che ti porti dietro sempre, non è un caso che io organizzo queste robe brigose come di averli comunque sempre tutti quando faccio il campo. Per quello che riguarda il pubblico, ecco, devo dire che è la cosa che più mi ha colpito del film. Perché allora io dal palco ho una visione di insieme e una visione specifica un po' limitata delle facce. Le facce che vedo sono sempre le prime file. Lui e anche Riccardo Guarnieri, che si è occupato per l'appunto delle riprese live, che ha fatto un lavoro eccellente. Grazie Ricky, mi è piaciuto tantissimo. Sono entrati nel cercare le facce, singole, qualunque sia la storia che ognuno di loro avrebbe potuto raccontare. E vedere quel tipo di emozione, vedere quel tipo di presenza, di partecipazione, un po' vista un po' più da vicino che non da quello sguardo un po' generico che si ha dal palco, è forse la cosa che mi ha emozionato di più della proiezione. E invece che attore, di fatto è un attore, interpreta se stesso, ma è un attore. Luciano, giochiamo con le sue canzoni, è un mediano. Beh, come qualcuno pensò quando scrisse quella canzone, o è un Marlon Brando, come anche lì giocando, lui ha cantato tante volte. Beh, direi come carisma è un Marlon Brando, utilizzando un po' la tua citazione calcistica, diciamo che più che un mediano Luciano devi essere un bomber tipo Paolo Rossi, per buttarla dentro al volo al 90esimo, per portare a casa un risultato. Detto questo, devo dire che io ho lavorato tante volte con Luciano, è un artista straordinario, ha anche una pazienza sul set quando ha tempo particolare, perché a volte ho girato dei video dove mi servivano 7-8 playback nello stesso punto per avere un materiale abbondante, e lui te li dà, non è che ti dice no, è davvero disponibile. Poi, come detto prima, ecco, lavorare con un attore che in quel momento si sente ed è invece artista cantante, diventa un'operazione complessa, però è sicuramente un fuoriclasse e un Marlon Brando. Poi dillo, dopo quei 7 playback non hai più notizie di me per un annetto e due, no? Non so se tutti lo sapete, ma Luciano è un enorme, grandissimo appassionato di cinema, e questa è un'occasione in cui chiederti quanto c'entrano i film che hai visto in ciò che scrivi e in ciò che racconti. Beh, c'entrano tantissimo. C'è
parecchia gente che mi dice che le mie canzoni sono tutto sommato in buona parte cinematiche, cioè cercano di fissare delle immagini come se fossero dei film. Non lo so, il cinema è una passione talmente forte che per l'appunto mi ha messo nella condizione di non resistere al più grande, il più scellerato, il più sconsiderato dei perché no di cui parlavo prima, in sala, dal signore che è lì in sala, che sarebbe Domenico Procacci, perché comunque, l'ho detto altre volte, è una roba che fa anche sorridere, ma per quanto io mi fossi appassionato di cinema, per quanto avessi studiato la materia, per quanto avessi studiato la didattica nei mesi precedenti dove la trovavo, per quanto avessi programmato, progettato ogni inquadratura, cioè tu passi dalla teoria alla pratica su un set in cui, come ho detto più di una volta, c'è una troupe romana che sta pensando: au, questo sta a fare due film in uno, il primo e l'ultimo. E non è facile convincere loro che sai quello che stai facendo. Poi invece fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Però ti hanno proposto anche di fare l'attore, e sì, più di una volta, vero? Sì, mi hanno proposto più di una volta, e quello, a quel perché no ho resistito. No, no, io l'ho fatto recitare. Nel senso che se c'è una cosa che so di non saper fare è recitare, e quindi anche per questo che quando faccio i videoclip, se non è un playback, dico: cosa devo fare? Fai questo o quest'altro? No, non posso. Cammino. Se voi guardate l'80% dei miei videoclip, sto camminando. Allora, nel meglio, nel meglio deve ancora venire a Barcellona, hai recitato. Cosa dirlo? E infatti si vede il risultato. Cioè che, no, devo dire che la proposta sulla quale avevo quasi ceduto posso dirlo, è andato in prescrizione, era ancora prima che girassi Radio Freccia, era da Marco Tullio Giordana, che mi chiedeva di fare il protagonista in una storia di un ex carcerato, di cui la storia adesso non ricordo neanche bene quale sarebbe stato lo sviluppo. E io apprezzai molto la richiesta, perché stimo molto Marco Tullio Giordana, però gli dissi proprio: guarda, non sai quanto mi piacerebbe, ma non sai quanto proprio è meglio anche per te che io non lo faccia. Oh, però c'è una tua canzone che io adoro, che ho ancora la forza, e qui appare evidente che è il tuo stato d'animo. Però sono 6 anni che non fai un film. Questa chiacchierata va un po' a finire, abbiamo rubato tanto tempo. Non è niente, fra il secondo e il terzo ne sono passati 16, per cui... D'accordo. Vorrei, come dici? Questo te lo volevo chiedere, però prima ne è sfuggito. Che genere di film è questo, secondo te? L'ha risposto lui. Sì, è un film musicale. Posso chiederti la cortesia? È un docufilm musicale con un lieto fine, ma è anche un lieto inizio, quindi è lieto dall'inizio alla fine. Tu hai ringraziato la squadra produttiva, insomma, eccezionale, e Luciano ha ringraziato Riccardo. Vorrei aggiungere Giovanni Battista Tondo, che ha prodotto esecutivamente il film con me ed è stato proprio il mio partner day by day, e quindi grazie mille, Gibi. Mi avevi chiamato l'altro giorno per dirmi: l'ho visto in sala, tecnicamente è eccezionale, hai ragione, concordo con te, grazie per il lavoro tecnico, ragazzi, grazie. Io volevo ancora giocare con il cinema, a proposito di generi, parlando di una cosa leggera, ieri sera che genere di film è andato in onda in TV?
Allora, se guardiamo un film preciso, è il sesto minuto di recupero. Ok? E vediamo che nell'arco di 15 secondi c'è uno che ferma la palla sulla tua linea di porta, un altro che colpisce il palo e l'altro che colpisce la traversa, direi genere non per cardiopatici. E invece il tuo percorso musicale finora, che film è stato? Di che genere? E anche artistico, non solo musicale. Hai scritto tanti film. Beh, insomma, per quello che riguarda la musica, intanto confesso una roba, 30 anni in un giorno non ci stanno, quindi il titolo va bene perché qualche titolo va dato, ma fortunatamente c'è tanto altro di cui ho goduto, in cui mi sono avventurato e soprattutto pensando sempre una cosa, che le canzoni che sono qualcosa di impalpabile e di indomabile, no, non riesci a pensare bene come mai un tuo pezzo diventerà un ritornello cantato da il figlio di un notaio di Belluno. Nessuno può saperle queste cose, nessuno può sapere quanto una canzone durerà, se lascerà un segno. Però quello che puoi vedere è il fatto che comunque hanno la forza di tenere compagnia, riescono ad alleggerirti, riescono a farti ballare, riescono ad emozionarti e tante volte riescono a non farti sentire solo. Quindi quando una canzone riesce a fare questo per qualcuno è sempre una canzone riuscita. Sei grande. Grazie. Luciano Ligabue, Marco Sala. Grazie.